Al Day 1 Deep Experience troviamo anche due campioni della PCL. Claude Davy, vincitore della PCL di Nova Gorica. Grand Final, sì. Grand Final. E Stefano Mura, vincitore della PCL di Saint Vincent. Saint Vincent, perfetto. Che, fin qui ci siamo, dunque, che sono venuti tutti e due a partecipare appunto all'ISOP Deep Experience. Come sta andando? Abbastanza bene, non vedo tante carte, però ho un tavolo abbastanza tranquillo, 100.000 fish, domani, sabato, domenica speriamo di farne un po' di più. Alla mia sinistra invece Claude è appena uscito, lo dobbiamo dire, è appena uscito. Sono appena uscito, sì, ci si riprova domani, speriamo bene, però vabbè. Abbiamo free rollato, abbiamo vinto il free roll. Esatto, però Claude aveva vinto il free roll. Sì, sì, quindi domani con 250 persone sarà un po' più complicato. Ma ci allora, avete visto molti colleghi della PCL anche qua alle ISOP, abbiamo visto Marco Tota che si è appena aggiudicato il satellite. Sì, 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 sì. Esatto. Pillon, Tinelli, Silvestrini viene giù domani. Sì, sì, cioè la solita gente degli eventi di Giangia. La gente. Sempre. Un evento molto tecnico anche questo. Sì, sempre bello strutturato, tipo la Champion o anche il VPT. Molto bello, a me piace un casino questo torneo. Sapete che domani è tutto sold out, non ci sono più possibilità di iscrizioni. Bello. Vuol dire che è un bel evento, la gente lo segue e poi 300 euro a portata di tutti. Infatti. 300 euro per un primo premio che sarà sui 30.000 non è male, perché comunque andiamo già oltre i 120.000, giusto? Esatto, tu non, ti confermo, tu non vuoi essere definito un pro, no? Non lo so, assolutamente. Però comunque, diciamo, per un pro come voi, è come appunto partecipare a un evento molto tecnico così? Beh, diciamo che queste prime fasi sono un po' stressanti, perché comunque ti trovi gente che ti fa un po' impazzire. È bello quando arrivi un po' più avanti, per esempio a metà dei due già riesci un po' a... vengono fuori un attimino le qualità. Adesso tiri a sorte così. E infatti bisogna essere bravi a stare dentro, cosa che io non ho fatto. Perché... Stefano non è che parla da bustato. No, no, è vero, è vero. Confermo, perché devi stare attento a tanti colpi, con i bui bassi ti chiamano con tutto, allora devi stare sempre sul chi va là. Benissimo, allora appuntamento con entrambi al Day 1B. Va bene. Va bene. Grazie. Prego.